chi rispondo? Allora, mister Podestà, non è stata una brutta Argentina, a parer mio, è d'accordo? È un'Argentina che probabilmente, concedendo indubbiamente il giusto valore al proprio avversario di oggi, perché sorvoliamo su quello che è la Sanremese, non è da discutere, non può essere discussa, indubbiamente avrebbe probabilmente meritato di raccogliere qualcosa di ciò che ha creato. E come dicevo ai vostri colleghi poco fa, raccogliendo qualcosa probabile, è possibile quantomeno che la partita si sarebbe potuta incanalare in maniera diversa. Ma il calcio è anche questo ed è una situazione sulla quale noi dobbiamo migliorare, perché concedere 3 o 4 occasioni senza mai andare a toccare il fondo del sacco può essere una situazione grave sulla quale, ribadisco, dobbiamo lavorare e vogliamo lavorare. Avete preso gol dopo 15 minuti più o meno, poi il rigore vi ha tagliato le gambe. C'è un po' da migliorare anche queste cose in fase difensiva. Ma nelle due situazioni, sorvolando poi sulle responsabilità, perché le affronteremo nello specifico all'interno del nostro spogliatoio, indiscutibilmente abbiamo concesso più del dovuto, perché la Sanremese ha valori tecnici, fisici, tali e per i quali avrebbe potuto segnare senza dover sfruttare due nostre regalie come quelle che hanno generato il primo e il secondo gol. Indiscutibilmente questa sequenza non ci ha aiutato, però torno a ribadire, le partite sono queste, non possiamo appellarci a queste situazioni, dobbiamo lavorare affinché quando il nostro calcio ci porterà ad avere qualche occasione, dobbiamo lavorare perché queste occasioni generino qualche cosa di positivo anche per noi. Ultima cosa, c'è il campionato domenica a Bonsacco, siete fiduciosi? Per forza, dobbiamo esserlo. Intanto la premessa è che è impossibile che tutte le domeniche il nostro avversario sia la Sanremese, uno. È altrettanto impossibile che tutte le domeniche il nostro avversario corrisponda a una cifra tecnica come quella della Sanremese. D'altronde, per contro, posso anche dire che la nostra partita dobbiamo giocarla a prescindere dall'avversario, quindi a Sanremo, a Ponsacco, a Ligorna, a Sestri, a Lavagna, in tutte le società che ci ospiteranno per i turni di campionato, noi dovremo offrire una prestazione adeguata e in linea con il nostro lavoro, con la nostra applicazione. Noi durante la settimana lavoriamo molto, i nostri ragazzi si sacrificano anche se con il sorriso, perché cerchiamo di fare in maniera che l'ambiente sia sempre positivo, però i nostri ragazzi sono assolutamente presenti e quindi sarà giusto che raccolgano i risultati del loro lavoro.